Veniamo alla patrimoniale, perché certamente si può parlare di patrimoniale, non solo non è criminale, ma è una proposta politica come tante. Perché non sono d'accordo? Primo, la ricchezza in Italia, la ricchezza netta, è mobiliare, cioè risparmi, o immobiliare, le case. La patrimoniale sulle case esiste già, si chiama IMU. E fra l'altro nel 2012 con Monti ha avuto una bella botta al rialzo e qualcuno ci dice che ha avuto un ruolo anche nella depressione dei valori immobiliari. Vogliamo riformare l'IMU per spostare il peso sui grandi castelli e non sui piccoli proprietari? Parliamone. La prima cosa sarebbe ad esempio aggiornare le rendite catastali, che è la base imponibile dell'IMU. Ma la cosa che mi preoccupa di più sono l'altra metà della base imponibile, i risparmi. I risparmi hanno un problema. Con un click qui su si spostano dall'altra parte del mondo, con un click, e quindi io posso tranquillamente eludere la tassazione anche con strumenti non troppo sofisticati come un trust, come una polizza, eccetera. C'è un esempio in materia, due esempi anche. Nel 2012, sotto l'onda del piangano i ricchi, il governo Monti, a volte la storia è strana, fece due belle tasse patrimoniali, una sui yacht e una sulle transazioni finanziarie, la cosiddetta Tobin Tax. Vi ricordate che è successo? Gli yacht hanno salutato, si sono presi e se ne sono andati in Costa Azzurra portandosi dietro anche una buona fetta di posti di lavoro dell'industria nautica, e le transazioni finanziarie pure, perché quando in un mondo di capitali perfettamente mobili, cioè la base imponibile mobile, tu tassi solo tu come nazione, è questo quello che succede: perdi la base imponibile e in questo caso la possibilità di fare investimenti, ricchezza, sviluppo, eccetera, e non incassi nulla. Chiaro.